Oggi è 18 maggio 2020, Largo Preneste, Roma. Sono le ore 20 e 22. Mentre gli italiani sono costretti a mantenere la distanza di sicurezza di un metro per l'emergenza coronavirus e le restrizioni varie, c'è una manifestazione religiosa sulla piazza dove non viene rispettata la distanza di un metro. Guardate, ho telefonato alla municipale, che sono lì all'interno della macchina parcheggiata, anzi si sono appena spostati, ecco. È qui la macchina della municipale, ci sono i carabinieri, nessuno interviene, mentre tre giorni fa, sabato, al centro storico c'era una passeggiata di italiani armati di mascherina a distanza di sicurezza, sono stati bloccati a via di Tomacelli come i peggiori terroristi di questo mondo e identificati. Qui non interviene nessuno. Questa è una chiara forma di razzismo da parte del municipio e del comune di Roma e delle istituzioni italiane nei confronti degli italiani, perché, ripeto, nei esercizi commerciali si è costretti ad entrare. Guardate, la municipale si sta spostando di nuovo, ho chiamato, ma non vanno. Gli italiani sono costretti, esercizi italiani sono costretti a far entrare un cliente alla volta, i parrucchieri, i barristi, chi ha potuto riaprire, molti non hanno riaperto, sono costretti a norme sanitarie e di sicurezza al limite della sopportabilità, e questi manifestano in piena città, in un parco, senza mantenere le distanze di sicurezza di un metro. Ecco qua, questo è il governo italiano, questo è il comune di Roma, il quinto municipio, tutto governato da PD 5 Stelle. E gli italiani vengono massacrati, multati, perseguiti, denunciati. Ecco, faccio vedere, forse l'ordine è qui sotto. Laggiù la municipale che ancora non interviene, io l'ho chiamata più di 20 minuti fa. E lì ci sono i musulmani che pregano con megafoni e danno pure fastidio alle persone che devono stare costretti, chi non vuol sentire la loro preghiera, a stare con le finestre chiuse in una giornata, una sera di 20 maggio, una calda sera con le finestre chiuse. Questa è l'Italia, svegliamoci ragazzi.